every Friday on the farm. Se lui è felice di questa occasione, io lo sono molto di più, perché per me da ricercatore, da studioso, poter parlare ai ragazzini è un'opportunità enorme, perché avete ancora tutto da imparare, quindi non avete delle scorie di conoscenze già impartite, per cui tutto quello che vi viene raccontato è trova terreno fertile su cui costruire. Siete ad indirizzo musicale e quindi non so fino a che punto consapevolmente, però mi è stato chiesto di parlarvi della città di Lecco per questa bellissima opportunità che avete di fare un gemellaggio con una scuola lecchese. E caso vuole che Lecco sia il centro della storia musicale in assoluto. Questo per una serie di eventi e circostanze che adesso vi racconterò, che nemmeno gli insegnanti di musica conoscono, e quindi a maggior ragione è un'occasione per me molto importante. Vi chiedo l'attenzione relativamente, però il silenzio, perché io non ho una voce squillante come la sua, e quindi gridare e raccontarvi le cose per me diventa un po' complicato. Quindi per favore prestate attenzione, è tutto estremamente interessante ed è tutto estremamente nuovo, in una forma in cui difficilmente troverete raccontata altrove. Quindi prestate molta attenzione, perché avrete modo su questo di costruire poi tutta la vostra crescita musicale, ma culturale in genere. Allora, benvenuti a Lecco, ovviamente. Lecco è una bellissima città incastonata tra montagne molto belle e un lago, che è un lago particolarissimo perché è forse quello meno sfruttato dal punto di vista turistico, quindi più naturale possibile, ma è il lago più profondo d'Europa. Tra l'altro in un punto in cui il lago si stringe e diventa fiume, quindi detta proprio una estrema gola profonda tra la riva di Lecco e la riva di Malgrado. Vedrete tra poco con i vostri occhi lago e montagne, così come prima di uscire dall'aula vi farà fatto fare un giro qua fuori nel piazzalino, perché proprio qua di fronte c'è una montagna di cui parleremo in maniera molto importante. Quindi avrete modo di conoscerla nella teoria e poi vederla nella pratica. Quindi partiamo con questo racconto che parte da Lecco, passa per Leonardo da Vinci, che tutti quanti penso conosciate. Non pensavo che foste già così avanti col discorso dei promessi sposi, altrimenti vi avrei dato un'indicazione anche sui promessi sposi, però comunque ve la dirò a livello così nozionistico. Per arrivare alla musica, al senso profondo della musica, cioè cosa la musica rappresenta e come la musica può dettare, oltre il nostro gaudio, quindi nell'ascolto, anche scandire i tempi della nostra quotidianità. Abbiamo detto che questa è una veduta della città di Lecco, dalla montagna antistante, che è la montagna chiamata Monte Barro, che sovrasta la città di Malgrate, che si vede al di là del lago. Il disegno che vedete è, chiudi per favore, il disegno che vedete, che si sovrappone perfettamente a questa veduta della città di Lecco, è un disegno presente in uno dei tanti codici di Leonardo. Leonardo era solito annotare su tutta una serie di fogli calcoli matematici, progetti di macchine, il volo degli uccelli, tantissime altre cose, e riprendere, schizzare i paesaggi. Quello che vedete, come vi dicevo, è una veduta della città di Lecco. Tutti quanti, nonostante la giovane età, conoscete Leonardo da Vinci, ok? E soprattutto tutti quanti lo conoscete per questa immagine di uomo anziano,
spesso associato a una genialità estrema, ma pochi conoscono l'aspetto giovanile di Leonardo, molto pochi. Quelle che vedete sono 4-5 immagini di un Leonardo più giovane di voi, della vostra stessa età, intento a studiare. E quello che Leonardo ha studiato non è bontà sua le stesse cose che abbiamo studiato più o meno tutti quanti noi, ma ha avuto la fortuna di poter accedere a un'antichissima conoscenza che in quegli anni è arrivata in Europa attraverso il mondo bizantino, cioè tutta una serie di letterati, filosofi, studiosi che riprendevano i testi che arrivavano dall'antica Grecia. Leonardo è stato istruito su questi testi, quindi gran parte di quella che viene raccontata come una genialità di Leonardo, in realtà sono nozioni che lui ha acquisito da testi che noi oggi ancora difficilmente possiamo disporre. Quando Leonardo era giovane, ovvero della vostra età, quasi nessuno sa che venne a Lecco. Tanto che qui è ritratto dal Ghirlandaio, che è un pittore del Rinascimento, con alle spalle la città di Lecco. Ok? Vai, vai, vai. La vado, sì. A ritrarsi a Lecco è lo stesso Leonardo, nell'Annunciazione. Questo è uno dei primi e più famosi dipinti del Rinascimento, in cui Leonardo è un dipinto del 1472, in cui Leonardo è un pittore già formato. Ha una particolarità che adesso vi racconto, che ci permette di capire quanto Leonardo giocasse nelle sue opere, ma con le persone che queste opere sono abituati a dover guardare. Quindi questo dipinto, che è l'Annunciazione, è stato spesso criticato per degli errori di prospettiva macroscopici, perché il braccio della Vergine è più lungo di quello che avrebbe dovuto essere, quindi tutta una serie di errori di prospettiva che una persona abile come Leonardo non avrebbe dovuto compiere. Finché qualcuno, in maniera molto candida e ingenua, ha suggerito che il dipinto potesse essere osservato in forma defilata. Quindi nel momento in cui noi lo osserviamo con l'esatta prospettiva, tutto acquisisce un'armonicità e un equilibrio. L'impronta grafica con cui Leonardo dipinge questo dipinto fa sì che il centro reale del quadro non sia né l'angelo né la Vergine, ma sia la montagna ritratta al centro. La prospettiva, il gioco dei colori, delle ombre, tutto gioca affinché il vero protagonista del dipinto sia questa montagna. Questa montagna è una montagna situata su un lago ed è una montagna caratterizzata da questi due piccoli cornetti che a Lecco si chiamano pizzetti, che poi col professor Corrado, andando qui fuori, avrete l'occasione di vedere a pochissimi mesi. Quindi Leonardo viene a Lecco giovanissimo e Leonardo a Lecco dedica la quasi totalità delle sue opere grafiche e pittoriche che riguardano paesaggi. Lo fa con l'Ultima Cena, immagino la conosciate tutti. L'Ultima Cena è dipinta a Milano, Santa Maria delle Grazie, che è un convento, all'interno del cenacolo, cioè dove i frati mangiavano, ed è dipinta sulla parete esposta a nord-est, ovvero la parete che da Milano dà in direzione di Lecco. All'epoca non c'erano tutti i condomini e i palazzi che ci sono oggi. Quindi, se idealmente toglievate la parete su cui era dipinta l'Ultima Cena, quello che compariva e che Leonardo ha ritratto è la sagoma del Resegone. Il Resegone è la montagna caratteristica che sovrasta Lecco, con cui Manzoni principia I Promessi Sposi, insieme al Monte Barro, che è l'altra montagna che vi ho fatto vedere poco prima.
Quindi cosa succede? Leonardo inserisce all'interno delle sue opere tutta una serie di riferimenti molto netti a questo paesaggio. Questa cosa la rifà con la Gioconda, forse il dipinto più famoso del mondo. La Gioconda ha una caratteristica che la sagoma della Gioconda è decisamente più stretta rispetto all'ingombro che voi vedete. Quello esterno è un velo. Quindi la sagoma reale della Gioconda è questa. Anche qua gli storici si sono spesso scontrati su chi fosse la modella ritratta da Leonardo, quindi si dice sua madre, si dice una nobildonna fiorentina. No, la Gioconda non è altro che, nuovamente, un paesaggio. La punta di Bellagio, dove il lago unisce i due rami per diventare uno. Qua ci sarebbe un rimando filosofico a Redis che in questo momento non è il caso di fare. Però la Gioconda, come l'ultima cena, nasconde un riferimento geografico molto importante a questo territorio. Quello che vedete sulla sinistra, in alto, è un particolare della Gioconda ed è nuovamente quella montagna che abbiamo visto prima, che è qua sopra, che si chiama Monte San Martino, con il corso dell'Adda che da Milano viene verso Recco. Questo che vedete è quel disegno che vi ho sovrapposto all'inizio ed è chiamato il foglio del teatro. Perché vi interessa? Perché Leonardo si occupa anche di scenografia e soprattutto si occupa di musica. Questo disegno era la scenografia teatrale per l'Orfeo di Poliziano. Questa scenografia, messa su un palco a teatro, si apriva e dalla pancia della montagna uscivano i vari personaggi della rappresentazione. Nuovamente la stessa scenografia si sovrappone alla parte sinistra della Gioconda, quindi nella Gioconda abbiamo più riferimenti geografici e più riferimenti geografici che rimandano sempre a questa zona che avete la fortuna di visitare. La grotta, che non riusciamo a farvi visitare perché ha piovuto tanto, e poi perché comunque gestire un numero così ampio di ragazzi diventa abbastanza complicato, perché l'accesso non è dei più semplici, quindi bisognerebbe fare dei gruppi di 7, insomma diventa logisticamente difficile. Però questa grotta si trova 3 km da qui ed è la grotta di San Giovanni Battista nel rione di Laorca. Se voi osservate bene potete vedere l'arcangelo, che indica la Vergine. Cioè, all'ingresso della grotta ci sono le statue che poi Leonardo riprende. E questo è il volto della Vergine ritratto nella statua. Chiaramente eroso dagli agenti atmosferici, perché è materiale calcareo. Però nuovamente Leonardo ambienta una delle sue opere più importanti qua. Non a caso, ovviamente. Questa è la Vergine delle Rocce, ok? E questo è forse il gioco più divertente che Leonardo fa per indicare questo paesaggio. Si dice che l'arcangelo stia indicando Giovanni Battista con quel dito. In realtà Leonardo va oltre. Il dito sta indicando una mano che non è una mano leonardesca, perché ogni pittore ha un proprio stile, ma è una rappresentazione del lago di Como. Perché c'è questa attenzione così profonda, quasi ossessiva da parte di Leonardo nel raffigurare
questo paesaggio. In una maniera tale per cui se noi uniamo tutti i vari luoghi che lui rappresenta, sia sotto forma di disegno, sia sotto forma di dipinto, quello che emerge è un percorso ben definito, netto, che va da Milano fino alla Valtellina, passando per Lecco. Cosa c'è in Valtellina? Una sala di un palazzo rinascimentale che si chiama Palazzo Besta, ed è un'intera sala, grossa la metà di questa, completamente affrescata da Leonardo, in cui in giovane età lui è stato incaricato di dipingere tutta quella conoscenza su cui ha potuto studiare, che altrimenti sarebbe stata nascosta, diciamo così, senza entrare in troppi particolari. La parte più espressiva, che più vi riguarda, di questa rappresentazione, di questa sala, è questo volo di uccelli straordinario, in cui degli uccelli volano da sinistra verso destra e degli uccelli volano da destra verso sinistra. Okay? Per capire cosa questa musica sia, ci viene in soccorso la Vergine delle Rocce. Chi è bravo sono il piano qua? Chi è che sono il piano, ragazzi? Su, sulle mani. Uno da me. Uno da me. Chi è che viene? Dai. Bravo Diego, dai. Allora, Diego è il più bravo musicista che c'è. È interista che mi No, ha detto che ha delle simpatie per il Napoli, perciò lo è. Allora, no, attenzione perché la cosa è estremamente importante. Ragazzi, questo è il passaggio più importante, non di questo racconto, ma del motivo per cui voi fate musica. Ok? Allora, pensa di avere una tastiera di un pianoforte, ok? Appoggia le mani, ok? Adesso la mano sinistra la metti dietro la schiena, ok? È interista, non c'è che... Ok, adesso guardate la sua mano, cosa sta facendo? La... Sta tremando. Che sta tremando? Chi l'ha detto? No. Sta facendo la mano... È la mano della Vergine delle Rocce. La mano della Vergine delle Rocce esprime un accordo. Questo accordo è la base, questo accordo è la base di qualunque formazione musicale voi possiate studiare. Riccardo è la sinistra, giusto? No, è la destra. Adesso lui c'ha la destra per farvi capire com'è. Ok, rifacciamo. No, ma va bene, figurati. Allora, Verdi nella Traviata chiama amor che palpita dell'universo, l'universo intero vibra, come vibra è una pulsione. Il nome di uno dei musicisti più famosi che voi possiate studiare è Bach. Bach è una pulsione. Adesso qualche professore di musica mi cazzerà, però è un si minore la do si maggiore, ok? Quindi è l'incontro di due ottave. Questa mano indica la base di tutta la teoria musicale. Grazie. Quindi, vi dicevo. Ok, no, anche devono ricordare. Sono i genitori che aspettano fuori. Allora, i ragazzi di terza possono andare perché poi devono ritornare. No, dai, ci rivediamo poi stasera, ragazzi. Dai. Noi ragazzi di terza. Scusa Riccardo, ti avevo dato un radio ai genitori. Sì, sì.
Dai, ragazzi, ancora un po' di attenzione, poi andiamo all'aria aperta. Allora, prestate ben attenzione, perché quello che vi racconto adesso è il vero motivo per cui voi vi trovate a fare musica. E alla base di questo c'è il fatto che voi possiate fare buona o cattiva musica, non tanto per voi, ma per chi l'ascolta. Allora, abbiamo detto che c'è quella sala che Leonardo dipinge. La parte più importante di tutti i dipinti che Leonardo lascia in quella sala, che sono conoscenze geografiche, filosofiche, abbiamo detto essere quel volo di uccelli, che è la più grande, importante partitura musicale che mai sia stata scritta. Non esiste nessun musicista, compositore di ogni epoca che voi possiate conoscere, che ha scritto una partitura musicale più completa di quella. Questa è l'indicazione chiaramente della musicalità di quella mano. Ne trovate all'infinito all'interno dell'arte, proprio perché alla base delle conoscenze rinascimentali c'era l'aspetto musicale. Quella musica, descritta da quel volo contrapposto di uccelli, ovvero un contrappunto musicale, viene raccontata da Cicerone in uno dei tanti testi che Leonardo bambino ha studiato e dice: tu odi questa armonia che è formata da ineguali intervalli calcolati secondo proporzioni perfette. Perché? Perché la musica che voi studiate non è altro che la replica del sistema con cui i pianeti, ruotando attorno al Sole, vibrano e componendosi uno con l'altro trasmettono un'armonia che è fatta di tanti suoni. Quando voi suonate, cercate di avvicinarvi a quella melodia. La prossima volta che verrete a organizzare un gemellaggio, vale la pena andare fino a Teglio a vedere proprio la partitura. Quindi quella musica si chiama musica delle sfere celesti, proprio perché è raccontata dai pianeti. Le sette note con cui voi cercate di comporre o replicare delle musiche non sono altro che i sette pianeti, che hanno misure e distanze uno dall'altro e dal Sole completamente diverse. Quindi inizialmente la musica aveva delle differenze di intervallo tra una nota e l'altra. Questa partitura musicale Leonardo la definisce come il moto che è causa di ogni vita. Perché? Perché come questa conchiglia è proprio questo insieme di vibrazioni dettato dal moto con cui i pianeti ruotano attorno al Sole che si crea una regola che è la regola naturale a cui tutto si rifà. Tutto quello che è qua vibra, questo tavolo, io, le sedie, quando approcciate una persona vi sta antipatica, è la sua vibrazione che vi sta antipatica. Così come quando vi piace una musica, perché quella vibrazione che la musica suggerisce la trovate armonica con voi stessi. Quindi quello che Leonardo lascia e per cui fa tutti questi riferimenti alla città di Lecco, che poi adesso, ripeto, verificherete man mano che attraverserete la città, è proprio legato a quello per cui voi studiate, la musica. Questa che vedete si chiama cimatica, non so se fate degli esperimenti di cimatica, che sono decisamente elementari, per cui si prende una lastra, si mette del sale sopra o della sabbia e si investe questa lastra con una vibrazione. La vibrazione è una singola nota. Man mano che la lastra subisce una vibrazione, poi un'altra, cambia la propria forma. Quindi la vibrazione, cioè la musica, detta la forma delle cose. Tanto che Pitagora, che conoscete perché il teorema di Pitagora l'avete
studiato, dice che la materia è musica solidificata, è vibrazione solidificata. Quindi il riferimento per cui Leonardo così ossessivamente si rifà al territorio lecchese è per dare l'indicazione dove da piccolino ha nascosto la teoria alla base di tutto quello che nell'universo è compreso. Tanto che questa regola che la musica cerca di imitare è la regola, scusate, a cui obbediscono l'acqua, l'aria, la luce, cioè la vibrazione. Io non vi voglio insegnare niente oggi, ci mancherebbe, non è questo il mio ruolo, però vi voglio suggerire una cosa molto importante. Prestate sempre molta, moltissima attenzione alle cose che vi vengono raccontate e che non dovete assumere a scatola chiusa. Cioè, se io in un'enfasi o in così, in un eccesso dicessi che Leonardo era interista, e sono convinto che lo fosse stato in una buona età. Però no, mi sembra che fosse così sconfitto nella vita con l'individuo. È un'affermazione facile da controbattere, no? Non c'era il calcio allora, quindi Leonardo non poteva essere interista. Però valutate sempre le cose che vi vengono dette. Come potete valutarle? Cercando di conoscere e di essere curiosi rispetto alle cose. Perché vi dico questo? Questo è un dipinto in cui Leonardo partecipa solo marginalmente, si dice. In realtà l'apporto di Leonardo è molto più importante. Cosa vedete? Leonardo, due persone. Due persone. Un angelo e una persona. Un diavolo. Un angelo e un diavolo. Professore? Una banana. Allora, vabbè, la vedi, una banana, allora io vedo un dipinto, io vedo una persona, qualcosa. Allora, Raffaele e Tobiolo. Raffaele e Tobiolo. Io vedo questo, sono i panni, forse tre. Un pesce. Oh, è la terra fatta così o c'è qualcosa? No, è la terra fatta così, però. Allora, prima abbiamo citato i Promessi Sposi. I Promessi Sposi sono stati fatti da Alessandro Manzoni, uno dei più grandi amici, nonché letterati della modernità, è Goethe, tedesco, che per primo ha tradotto i Promessi Sposi in Germania. Il quale diceva: qual è la cosa più difficile di tutti? Con gli occhi vedere ciò che dinanzi agli occhi sta. Perché questo? Non perché non siate capaci di vedere quello che avete davanti agli occhi, ma perché siete distratti da tutte quelle cose che avete nella testa, che sperate o che siete abituati a vedere. Quello che in quel dipinto non avete visto sono le posizioni delle mani, che in forma contrapposta raccontano gli stessi accordi. È un incontro di accordi. E dove c'è un incontro di accordi c'è un'armonia. Come diceva Eraclito, ciò che è opposizione e accordi, dalle cose discordi sporca bellissima armonia. E tutte le cose nascono per legge di contesa. Ecco perché quella mano, quella pulsione, il nome Bach è alla base della materia che studiate e che in musica cerca di replicare l'ordine naturale delle cose. Perché l'universo nasce inizialmente da due forze contrapposte, come quando fate girare una trottola. Istintivamente date un impulso che è dato da due forze contrapposte e determina una rotazione. Questa rotazione ha fatto sì che negli anni, nei millenni, nei miliardi di anni si creasse l'universo intero. Quindi quel dipinto esprime la teoria della base musicale nuovamente, e questa base musicale, ripeto, è conservata in Valtellina, motivo per cui l'eco diventa estremamente importante,
non solo per Manzoni, non solo per le montagne, non solo per il lago, ma soprattutto per il fatto di ospitare quella che è la partitura musicale più completa che mai sia scritta, sia stata scritta, ed è a discapito di quello che tutti possano pensare la parte preminente dell'opera leonardesca, è il suo vero testamento culturale. Questo è il buco nero che ha ingenerato l'universo e che dallo scontro di due forze contrapposte crea questo flusso vibrazionale che la musica replica, che è proprio quello raccontato da Raffaele Toppiola. Ok? Quindi tenete bene a mente questo quando fate musica, perché se fate cattiva musica ci va di mezzo chi l'ascolta. Cioè l'armonia dell'uomo in definitiva è dettato proprio dall'armonia e dalle forme che emettiamo. Cioè un colore emette vibrazione, una forma emette vibrazione. Quando facciamo un palazzo di un determinato colore, di una determinata forma, non diamo sfogo alla nostra creatività, cerchiamo di essere armonici o disarmonici con quello che ci circonda, e purtroppo ultimamente siamo tutti molto disarmonici. Quindi prestate bene attenzione crescendo a che tipo di musica fate. Riccardo, ho finito. Finito? Questa è, ripeto, la musica. Spero un domani possiate andarla a vedere dal vivo perché è fantastica. E adesso andate a visitare, andiamo a visitare Lecco. Allora, quella che vedete sulla destra è una veduta di Lecco da quei pizzetti che vi ho fatto vedere all'inizio, così chiudiamo il cerchio. Ed è la parte destra della Gioconda, ponte compresa. Quindi, quando tornate a casa, avrete gioco nel riconoscere nei dipinti i luoghi che adesso andrete a visitare, sapendo che qua è conservata l'origine armonica della musica. Cercate di essere più armonici possibili con essa. Divertito. Allora, ragazzi,